Abbiamo creato un biglietto da visita, ma stavolta lo sfondo non è bianco. In questo caso il colore dello sfondo va abbondato almeno 2 mm. Per non rischiare poi di tagliare sul bianco all'esterno del montaggio. Per fare questo, possiamo semplicemente ingrossare la linea del biglietto, assegnando lo stesso colore del riempimento. Grazie alle due guide, notiamo come il colore si espanda oltre il punto in cui la carta andrà tagliata. Ma adesso riportiamolo senza linea e vediamo un metodo alternativo. Faremo il montaggio normalmente e poi aggiungeremo dietro l'intero montaggio un rettangolo del colore di sfondo, allargato di 2 mm sui quattro lati. Impaginiamo come abbiamo visto nel video precedente. Mi raccomando l'uso della tastiera per lavorare velocemente. Facciamo anche i segni di taglio. Perfetto. Adesso vediamo come il colore di sfondo sia coincidente al taglio esterno del montaggio. Noi invece vogliamo lo sfondo 2 mm oltre quel margine. Duplichiamo uno dei rettangoli di sfondo. E ridimensioniamo come desiderato. Usciamo 2 mm da qui. E 2 da qui. In modalità anteprima, notiamo che il rettangolo copre tutto. Lo portiamo dietro e abbiamo finito.